quella che firmeremo al termine di questa conferenza? Si comincia dal trasporto pubblico locale in realtà, perché la questione della didattica a distanza è la causa di un trasporto pubblico locale che purtroppo non riesce a garantire le distanze e può essere causa di contagio. Quindi in questo senso cerchiamo di alleggerire il trasporto pubblico locale, così da non compromettere le lezioni in presenza per tutti, e in questo tempo che è della durata di circa 3 settimane fino al 15 di novembre noi cercheremo di comprendere quello che è l'andamento e di mettere in campo tutte le risorse per cercare di potenziare il trasporto pubblico locale in base alle esigenze che riscontreremo e di riportare tutti gli alunni in presenza. Abbiamo pensato agli interventi che non vanno a condizionare le attività commerciali, ma il comportamento e l'accesso alle attività commerciali che deve essere in sicurezza per tutti. Abbiamo ridotto la presenza di una persona ogni 10 metri quadrati e chiaramente deve essere fatta la sanificazione, deve essere fatta tutta una serie di interventi che sono la mascherina e il distanziamento, e non è consentito nei luoghi chiusi all'interno dei centri commerciali la possibilità di mangiare o di bere lungo i corridoi, perché potrebbe essere, diciamo, anche questo un elemento che consente al virus di contagiare. C'è la possibilità, anzi l'impossibilità, di bere e mangiare in assembramento. Lo ripeto, in assembramento significa più due o più persone vicine non possono bere e mangiare nelle piazze, nelle strade, perché è chiaro che si mettono in campo tutta una serie di interventi per cercare di ridurre il contagio, e poi la distrazione, anche seppure di pochi minuti, può compromettere quanto si fa in termini anche di sacrifici da parte di tanti. Si stanno facendo più di una serie di interventi a potenziare e a far preparare il nostro sistema sanitario per un eventuale aumento dei contagi anche nei ricoverati e nelle terapie intensive. Sono una serie di azioni che vanno tutti nella stessa direzione e che vanno necessariamente fatti in tempi brevi, quindi stiamo cercando di fare il possibile. I controlli saranno fatti dalle autorità competenti per evitare che queste ordinanze siano vane, ma invece devono essere rispettate, perché sono comportamenti che, messi tutti insieme, possono evitare scenari peggiori e soprattutto possono evitare danni alla salute e alla sicurezza delle collettività e della comunità marchigiana, e anche, con un eventuale restringimento delle misure, anche danni a livello economico, a livello lavorativo. Per le sale giochi abbiamo detto che è consentita l'attività dalle 8 alle 21. Per quello che concerne lo sport, abbiamo, d'accordo con le federazioni e col CONI, rinviato l'inizio di alcuni campionati di qualche settimana per controllare la crescita la stabilizzazione della curva epidemiologica, per cercare di evitare gli effetti di questi inizi di campionato possano poi avere un'incidenza negativa sulla curva epidemiologica.